Shalom Aleichem, cari ebrei. Oggi mi sta facendo studiare Maser Shabbat Daf Lamed. Ora iniziamo dalla Mishnah, da Daf Ket, Kaftet, Amud Bet, tre righe da sotto. Amchavet aner mipnei shu mitiare mipnei nochrim, u mipnei listim, mipnei ruach ra, mipnei achole, shishan, patur. Se una persona spegne un lume di Shabbat perché ha timore dei goim, si tratta qui che a quei tempi il popolo persiano che serviva una certa deità che accendevano i lumi solo nei loro templi e non era permesso a nessuno di accendere i lumi nelle proprie abitazioni. Perciò se uno accende il Nerot Hanukkah nella propria casa e ha timore dei goyim, oppure mipnei listim perché ha timore di briganti, o mipnei ruach ra, o a timore di uno spirito maligno, o mipnei chole shishan, o perché c'è un malato che deve dormire, patur è assolto dalla trasgressione di Shabbat. Patur vuol dire sempre patur o balasur, comunque è vietato. Che chas al aner, che chas al Hashem, che chas al aptila, chayav. Però se spegne perché vuole economizzare sull'olio, oppure ha timore che la lampada di ceramica si può spaccare perché è troppo calda, oppure perché vuole spegnere il lucignolo perché non vuole che si bruci completamente, in questo caso chayav melechet mechabe. Rabbi Yossi poter ve kulan chutz min aptila pnei shu ose pecham. Rabbi Yossi dice che solo se compie una melacha, se spegne il lucignolo perché crea del carbone, carbonizzando lo stoppino, la stoffa diventa carbonizzata. Questa è una melacha di Shabbat. Però negli altri casi, sia se spegne a causa dell'olio o della lampada, è patur, è assolto, benché, come ho detto, è evitato, ma è assolto dal divieto della melachah di spegnere il Shabbat, perché la melachah di spegnere è di spegnere affinché accendere, che sia più facile accendere il lume la prossima volta. Adesso iniziamo la Gemara, la Flamed. בדיקתני סייפה חייב שמאמינה רבי יהודאי. סיכומת של סקיטו למשנה חייב, פרצ'ו קוסו הוא דירה למשנה והסקונדו רבי יהודה, פרקי רבי יהודה עדה לא פיניונה כאנקי סקומבי אונה מלאכה שינה לצורכה, שווה נונה פרופיו לפרופיו סקופו, פרקי אין קוסו קאזו, כאילו לואי ספניה, נונה כאילו יפה אונה מלאכה פלוסקופו דה למלאכה. Perché sempre c'è una ragione laterale per quale, in questo caso, che spegne, non è il vero scopo della melachah. Come abbiamo detto, lo scopo è se spegne perché vuole creare carboni, questo è uno scopo. Chiara come la reisha be maschina, di cosa si tratta la reisha? Ibe chole shesh posakana mutar mi baile. Se si tratta di un malato che malato pericoloso, in questo caso è tutto permesso, e perciò la Mishnah avrebbe dovuto dire mutar, che è permesso. Perciò dice la Gemara che si tratta di se si tratta di un malato che non è in una condizione pericolosa, la Mishnah avrebbe dovuto dire che ha compiuto una trasgressione grave e per il quale l'espiazione è di portare un sacrificio hatat. Veramente, normalmente per questo tipo di melachah, di spegnimento, un fuoco, non è una vera melachah. Veramente non c'è il dovere di portare questo, non trasgredisce che per il quale di portare questo korban hatat, solo nel caso che crea, che lo fa per carbonizzare lo stoppino.
Ma normalmente per gli altri casi, se vuole risparmiare l'olio o la lampada, allora non è una vera melacha. Perciò dice Amaral Leolam, si tratta veramente di Bechole Shesh Bo Sakana, si tratta di un malato che è in una condizione pericolosa. Ubedino delitni mutar, veramente la Mishnah avrebbe dovuto dire che è mutar, che è permesso. Ve'ade de baile mitne seifa chayav, tananame reisha patur. Però per scopi di eleganza, eleganza dello stile, la Mishnah per scopo di parallelismo dice che siccome nella parte finale c'è scritto Chayav, perciò dice la parte iniziale Reisha Patur. Vedetani Rabbi Oshia, im bishvil hachole sheishan lo yichabe, veim kibba patur, aval asur. Però del caso di ciò che dice Rabbi Oshia, che se per un malato che affinché dorma, che se in questo caso patura varasur, che è permesso. Perciò dice Gemara che si tratta di Kholesh Embo Sakana, Khatami Baile, se si tratta di un malato che non è in una condizione pericolosa, la Mishnah avrebbe dovuto dire Khatat, che ha compiuto una trasgressione grave e per il quale l'espiazione è di portare un sacrificio hatat. Veramente, normalmente per questo tipo di melacha, di spegnimento, un fuoco, non è una vera melacha. Veramente non c'è il dovere di portare questo, non trasgredisce che per il quale di portare questo korban hatat, solo nel caso che lo fa per carbonizzare lo stoppino. Ma normalmente per gli altri casi, se vuole risparmiare l'olio o la lampada, allora non è una vera melacha. Perciò dice Amaral Leolam, si tratta veramente di Bechole Shesh Bo Sakana, si tratta di un malato che è in una condizione pericolosa. Ubedino delitni mutar, veramente la Mishnah avrebbe dovuto dire che è mutar, che è permesso. Ve'ade de baile mitne seifa chayav, tananame reisha patur. Però per scopi di eleganza, eleganza dello stile, la Mishnah per scopo di parallelismo dice che siccome nella parte finale c'è scritto Chayav, perciò dice la parte iniziale Reisha Patur. Ve'adetani Rabbi Oshia, im bishvil hachole sheishan lo yichabe, veim kibba patur, aval asur. Però del caso di ciò che dice Rabbi Oshia, che se per un malato che affinché dorma, che se in questo caso patura varasur, qui non dice che Hayav, dice patura varasur. Perciò risponde la Gemara, Aiva Choleshem Sakana e Rabbi Shimoni. Qui è secondo l'opinione, questa braità di Rabbi Shimon, secondo Rabbi Shimon, che dice secondo lui non è Hayav. E si tratta di un Choleshem Sakana, un malato che non è in stato pericoloso. E perciò, secondo Shimon, non è Hayav. Continua a guardare. E adesso, verranno quattro dapim di Agadetot, che sarà un po' di vacanza per voi. Però sono dapim che contengono dei concetti molto fondamentali della nostra emunah e della moralità. Dice la Gemara, Shol Sheila Zo Leela Mirav Tanchum di Minnoi. Hanno chiesto questa domanda a Rav Tanchum, e probabilmente è l'autore del Midrash Tanchuma, che viene dalla città Noi. Ma ora Chabot e Buzina di Nurem Kamei Beisha Bishabata. Se è permesso spegnere un fuoco per un malato di Shabbat. Patach Bamar, Ant Shlomo. An chochmatach, an sukaltanutach. Lo daecha shedvarecha sotrim divrei David avicha, ela shedvarecha sotrim ze et ze. A quei tempi, chiedevano alla domanda di Halakha, cominciavano con una drasha di Midrash. Adesso chiede, come se stesse parlando con Shlomo HaMelech, gli chiede: dov'è la tua saggezza? E la tua intelligenza non è sufficiente che ciò che scrivi
in Qehelet che contraddice ciò che scrive tuo padre in Teilim e ciò che tu stesso scrivi, poiché dice qui la Gemara, Shederech Hasorim Zeh Zeh, David Avecha, che ha scritto, Amar, lo ametim yaleluka, ve'at amad ve'shabeach anit ametim shekvar meto. Secondo David HaMelech, ormai i morti non possono più lodare Hashem. Invece tu dici che io lodo i morti che sono già morti. E continua, v'chazarta v'amarta, e aggiungi, che la kelev chai uto min ha'ariyamet, che il cane vivo è meglio di un leone morto. Perciò dimostra che i morti non hanno tanta importanza, tanto valore. Rispondiamo, ma la loca c'è Adamar, che amar David, lo amitim e alleluca, achi che amar, le olami a soccadam bitoro mitzvot, codem si amut, si gvance met, batel mina toro mina mitzvot, venak svocho shevargo, che una persona deve sempre cercare di compiere la Torah e le mitzvot prima che muore, perché dopo che è morto Hashem non ha nessun valore. Che non può più comprare la Torah e le mitzvot. Venendo amar Rabbi Yochanan, mai dechtiv, bametim chofshi, kivan shemet adam, nasa chofshi min haTorah, c'è scritto bametim chofshi, che i morti sono liberi, che dal momento che una persona è deceduta, è già libero e assolto dalla Torah e le mitzvot. Quindi amar Shlomo, vishabech ani et hametim, shekvar metu, e che io lodo i morti che sono già morti, Shekshechatu Yisrael Bamidbar, Amad Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, ve'amar, che quando gli ebrei peccarono nel deserto, e Moshe Rabbeinu chiese a Hashem, ve'amar, Kama tefilot tachnonim lefanecha, ve'lo na'ana, e ha chiesto parecchie preghiere, e ha chiesto supplicazioni, e Hashem non le ha accettate. Ukshamar Zechor l'Avram Yitzhak Yisrael Avodecha, quando ha menzionato i nomi dei tre patriarchi, Miad Nana, subito Hashem accettò. Ve lo afi amar Shlomo v'shabeach ani et hametim shekvar metu, perciò si vede che i morti sì hanno un'importanza, come in questo caso. Davar acher, un'altra spiegazione. Minhago shel Olam, sarva sarva adam gozer gzera, safek im kamim ota, safek im kamim ota. Se un ministro e mette un decreto, c'è un dubbio se la gente compiranno ciò che lui ha decretato oppure non compiranno. Vimtezza lo marmi camim, e se vuol dire che loro compiranno, e bechayav mi camim ota, motò e mi camim ota, forse lo compiranno quando lui vive, ma dopo che lui morirà non compiranno. Vino Moshe Rabbeinu gazar kama gzerot vitiken kama takanot vikamoten leolam ulmei olamim, che Moshe Rabbeinu ha decretato diversi decreti e sono esistenti per l'eternità e noi manteniamo tutti questi decreti. Ve lo efe amar Shlomo, non ha forse detto che Shlomo HaMelech, giustamente, Vishabeach ani et hametim, davar acher, un'altra spiegazione, Vishabeach ani, che drav Yehuda amar Rav, damar Yehuda amar Rav, מאי דכתיב? עשה עמית אות לטובה ויראו שונאי ויבושו, כי דוד המלך הקשת הקדוש ברוך הוא, כי יפאצ'ה אונה קורטזיה, כי פאצ'ה און סניו אפינקה איסוני מיצ'י ודנו סיברגוניינו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, דוד המלך דיסא הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם יכול לי על אותו עוון? Per favore, perdonami per quel peccato famoso. Amarlo, machulach, sei perdonato. Amarlo, asei mi ot bechayai. Fai un segno durante la mia vita che tutti sappiano che veramente mi hai perdonato. Amarlo, bechayecha, eni modia, bechayi Shlomo bincha, eni modia. Non lo farò durante la tua vita, però lo farò durante la vita di tuo figlio, Shlomo Amilech. Shebana Shlomo bet Mikdash. Quando Shlomo HaMelech costruì il Bet HaMikdash, Bikesh l'Achnis Aron le Bet Kodesh HaKodeshim, e volle introdurre l'Aron HaKodesh dentro il Kodesh HaKodeshim.
Dafkusharim Zebeze, i portoni sono attaccati uno all'altro e non vogliono aprirsi. Amar Shlomo, Esrim Arba Renanot Velo Nana. Shlomo Melech recitò 24 lodi e non si aprì. I portoni non si aprirono. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. כונדו דיסא קווסטו, ראתו בתרי למיבלי, אי פורטוני קורסו לפרסה שלו המלך פר אינגיוטיר לו. אמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? פרקי אי פורטוני פנצמנו כשלו המלך פרלסי דיסא סטסו. מי הוא המלך? ויבוא מלך הכבוד, לא פנצמנו, אינטנדסה לו סטסו. Perciò rispose, Amar Lehu, Hashem Mizuz V'Givor. Sta parlando di Hashem, Hashem Mizuz V'Givor. Chazar V'Amar, Se'u Sharim Rashechem U'se'u Pitchei Olam, V'yavo Melech Kavod. Mi ze Melech Kavod? Hashem Tzvokot, Hu Melech Kavod Tzela. V'lo Nana. E con tutto ciò Hashem non accettò la sua preghiera. Kivan Shamar Hashem Elohim, Al Tashem Pnei Meshichecha, Zochra L'Chesed David Avdecha. Appena menzionato il nome di David HaMelech, Miad Naana e subito Hashem accettò e si aprirono i portoni. Buta Sha'a nebchu pnei kol sonei David kesholeg dera. Da quel momento tutti i nemici di David diventarono, si annerirono come le pareti esterne di una pentola. Cioè, è vero, grande vergogna. Viadu kol ha'am ve kol Israel shemachal kushbo harutovon. E tutto il popolo seppe che Hashem perdonò a David Melech quel peccato. Ve lo afe amar Shlomo vishabeach ani et amitim shekvar metu. Perciò, vedi che Shlomo aveva ragione che ha detto vishabeach ani et amitim shekvar metu, che benché David Melech è morto, con tutto ciò ha una grande importanza, un grande valore. ואנו דכתיב, ביום השמיני שלח את העם וירחו את העם. תבוא ג'ונו, שלמה המלך מנדו איל פופולו דו פקי ברו, פסטג'אטו, פר פסטג'מנטי, פר לקונקלוזיוני, לאוגורציוני דל סנטואריו. וירחו את המלך וירחו לעוליהם שמחים וטובי לב. ינדה ריטורנרו עוניונו לפרופיה דימורה. טובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. וילכו לעוליהם שמצאו נשותיהם בטהרה, שמחים, טורנרנו את רון לרומולי בטהרה, שמחים שנהנו מזיו השכינה, אירונו פליצ'י כפוטרנו זופרירה, די אבר אונה בנפיצ'ו, די אסר סטדי ויד, אבר סטדי פרזנטי כמו דוצ'ה לפרזנציה דיבינה. וטובי לב, כי ארון הפיניצ'ה, שנתאבלו נשותיהם של כל אחד ואחד וילדה זכר. כתותי ללורו מולי, אינטררו נצ'ינטה, פרטורינו ומסקטו. על כל הטובה, פר אוני טובה, אוני בנפיצ'ו כשם הפאטו, אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. לדוד עבדו, שמחה לו על אותו עוון. Che Hashem perdonò a David per quel peccato, ולשלמו דחי לו עוון ביום הכיפורים. E che Hashem perdonò al popolo ebraico per il peccato di Yom Kippur, perché durante i festeggiamenti cadde Yom Kippur, e con tutto ciò loro mangiarono e bevettero e non digiunarono quel giorno di Yom Kippur. E questo che intende che Hashem perdonò per quel peccato di Yom Kippur. Ud kamar Shlomo ki lekelev chai hu tov min ari amet. E ciò che riguardo che Shlomo Melech ha detto è meglio un cane vivo che un leone morto, che Rav Yehuda, e questo è secondo ciò che ha detto Rav Yehuda Amarav, d'Amar Rav Yehuda Amarav, mai dechtiv hodeni Hashem ki tzi umidat yamai mahi, edea ma chadelani. Fammi sapere, David HaMelech chiese a Hashem che gli faccia sapere quando morirà. E perciò, Amar David, Ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribonosho Olam, Odieni Hashem, Kitzi, fammi sapere quando morirò. Amar lo, Gzerai Milfanai, She'en Modiin Kitzo Shebasar Adam. È un decreto che Hashem gli rispose,
che mai una persona non può sapere quando morirà. Ubi dati a mai mai, e quanto è la misura? Ubi dati a mai si intende dire quanti giorni vivrò? E perciò Hashem rispose: Xerai mil fanai, Shemo di Midat Yamav Shel Adam. Veda machadelani, perlomeno fammi sapere quale giorno della settimana. Amarlo Beshabbat. Hashem rispose questo, che morirà di Shabbat. Scusi, Beshabbat Tammuz. Chiese David HaMelech Hashem, Amut Bechad Beshabbat. Allora, meglio che io muoia di domenica e non di Shabbat. Perché se morirò di Shabbat non potranno trattarmi bene, perché sono a Mukze, è un problema di portare il morto, muovere il morto, e anche non potranno elogiarmi. Amarlo kvar igia malchut Shlomo bincha, ven malchut nogal bechaverta afilu kinonima. Che una monarchia non può sovrapporsi a un'altra monarchia, neanche per un, dice qui, che non rimane come un pelo, cioè neanche un secondo. Dal momento che è giunto il momento che inizi una nuova monarchia, non è possibile che continui la vecchia monarchia neanche un secondo. Chiese allora David HaMelech Hashem, Amut Be'er Shabbat, allora fammi morire venerdì invece di Shabbat, un giorno prima. Amarlo, Shmuel rispose, Kitov Yom HaChatzarecha Mi'elef, Mi'elef, Tovli, perciò spiegamela, Tovli Yom Echad, è meglio, Akushboku dice, preferisco, secondo me, preferisco Yom, un giorno, Shatai Yoshevo Segba Torah, un giorno fa una tale differenza che tu siedi e studi la Torah, Me'elef Olot, Shatit Shlomo Amelech, Mincha Lakrim Fanai, Agavim Mizbeach, e vale per me più di 1.000 sacrifici che immolerà tuo figlio Shlomo HaMelech sull'altare. Passiamo, devoltiamo il Daf. Kol yoma de Shabbat avayati vegaris, kula yoma. Ogni Shabbat, David HaMelech studiava tutto il Shabbat, non interrompeva un secondo per qualsiasi ragione, studiava continuamente. Indubbiamente non andava neanche a dormire. Indubbiamente quando mangiava pensava anche di Vretorah. A U Yoma, quel giorno, quel Shabbat che doveva morire, De Baile Minach Nafshe, che doveva morire quel Shabbat, Kamalach HaMavet Kamei, il Malach HaMavet venne velo yachilei, e non poteva prendere la sua anima, de lo aveva passi, passa pume migirsa, perché non interrompeva di dire di Torah, perché questa è una regola, una legge. Una persona che dice di Torah non può morire mentre dice di Torah, così è. Amar disse Malachamavit, ma cosa faccio adesso? Avale bustana chorei beite, c'era un frutteto dietro la reggia. Adam Malachamavet salì bachish beilani, e Malachamavet salì su un albero e cominciò a scuotere, scosse un albero. Naf, e allora David HaMelech, Nafak Limirze, allora David HaMelech uscì per vedere cosa succede a questo baccano. Ava salik bedarga, stava salendo su una scala, ifchi darga mitutei, e si ruppe uno scalino, un gradino, sotto di lui, e cadde. E perciò Ishtik, perciò dovette interrompere di dire di Torah, che si fece male. Benach Nafshe, allora morì. Shalach Shlomo al Beit Midrash. Allora Shlomo HaMelech mandò a chiedere al Beit Midrash: Ava met mutal bachama, e mio padre è morto, sta al sole, e non è un kavod met, specialmente è un re, e anche sta al sole e il corpo inizia a disintegrarsi. E anche Uklavishe Betava Revim, e i cani di mio padre sono affamati. Maese, cosa devo fare?
שלחו לה, רספוזה לו. חתוך נבלה והנח לפני הכלבים. E per me sono tagliare una carcassa e dare da mangiare ai cani, anche se la carcassa è mukze, però dare da mangiare ai cani è permesso. Vaveha, però tuo padre invece è mukze, non si può spostare, perciò anachalav kikar o tinok vitaltelo. Perciò devi mettere un pane o un neonato sul corpo di Deve Melech affinché sia permesso di muoverlo. Di smuoverlo. Ve lo yafe amar Shlomo mo, chiede la Gemara, forse, cioè, nel senso che ha detto bene, che ha detto chi la kelev chai hu tov min ha'ari amet. Vedi che ha detto giustamente che il cane vivo è meglio di un leone morto, perché qui il leone morto si intende suo padre che non si poteva muovere, che è mukze. Invece è permesso di tagliare la carcassa di un animale, benché è mukze, ma è permesso per darlo a mangiare ai cani. Ulian Sheil, e ancora, e anche perché i Beit HaMidrash risposero prima la domanda, lui chiese prima riguardo cosa faccio che mio padre sta al sole, e la seconda domanda era riguardo ai cani, e loro invece risposero prima riguardo ai cani e poi riguardo diedero la risposta riguardo a suo padre. ולעניין שאלה דשאילנה קדמיכון, adesso ritorna la domanda che hanno chiesto a Rav Tanchum, se è permesso di spegnere un lume di Shabbat per un malato. Perciò dice, ולעניין שאלה דשאילנה, dice riguardo la domanda che ho chiesto, per rispetto diceva che io ho chiesto invece che voi avete chiesto, קדמיכון, che ho chiesto il vostro cospetto. Der kruya ner, ונשמתו של אדם kruya ner, un lume chiamato ner, e l'anima di una persona, intendo un ebreo, è chiamato ner, anche un lume. Mutav shetichbe ner shel basar vadam mipnei nero shel HaKadosh Baruch Hu. È meglio che si spenga il lume di una persona e non che si spenga il lume di Hashem. Si intende? Intendeva dire che se l'alaha che è vietato, perciò è vietato, non bisogna trasgredire l'alaha per i comodi di una persona. Rav Yehuda Brei de Rav Shmuel Bar Shilat Mishmei de Rav. Bikshu chavim liknos sefer Tehillim mipnei shedvaro sotrin ze et ze. I saggi che canonizzarono i sacri scritti per mettere assieme e fare i Tanakh decisero di occultare il Sefer Qehelet, il libro dell'Ecclesiaste, perché ci sono delle contraddizioni in questo Sefer. Mipnei malo gnasu, perché non l'hanno celato alla fine. Mipnei shetchilato divrei Torah, v'sofo divrei Torah, perché inizia con divrei Torah e finisce con divrei Torah. תחילתו דברי תורה דכתיב, פרקי שסקריטו, מה יתרון לאדם וכל אמרו שיעמול תחת השמש? כולל ונטג' מן הפרסונה כסיספורצה סוטו לסולה. ורמי דבר רב ינאי, תחת השמש הוא דאין לו, קודם השמש יש לו. צ'וי, נונצ'ה ונטג'ו אין כולו ריגוונדו קוויסטו מונדו, פרו, ג'וונטג'ה ונטג'ו רספטו עד שו כאיזיסטבע פרימה כפוסי קריאות אל מונדו, צ'ו סינטנד תורה. Che la Torah è stata ideata prima che è stato creato il mondo. E Sofò di Vre Torah, anche la fine di Ecclesiaste si tratta di Vre Torah. Dichtiv, poi c'è scritto, Sof davar kol nishma, in fine dei conti, et Elohim yirav et mitzvotav shomor ki zeh kol adam. La persona deve avere timore di Hashem e osservare i suoi mitzvot, che ciò è l'essenza della persona. Mai chiese con l'Adam, cosa si intende con questa espressione, chiese con l'Adam? Questo è l'essenza della persona. Amma Rabbi Eliezer, con l'Alam con l'Olo, l'Onivra e la Bishvise. Tutto il mondo è stato creato solo per questa persona. Rav Abba Barkana Amar, Shakul Zekenek con l'Alam con l'Olo. Questa persona ha un valore equivale a tutto il resto del mondo. Cioè tutto il resto del mondo, tutte le persone messe assieme hanno il valore, equivalgono a lui.
שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה שמעון בן זומא אומר, לא נברא כולם כולו, אלא לצוות לזה. כי tutto il mondo è stato creato per accompagnare questa persona. ומאי דבריו סותרים זה את זה? Prima di continuare. E a proposito, questo brano già abbiamo studiato in Masechet Berachot, esattamente così, tutto questo pezzo è stato studiato così. E, riguardo a questo vorrei solo menzionare brevemente quello che dice il Maral di Prague, che spiega alcune spiegazioni riguardo a questo, e dice da un lato si può dire che questa persona rappresenta lo scopo del mondo, lo scopo della creazione del mondo, e siccome lui si occupa dello studio della Torah, e il resto del mondo dovrebbe servirlo, essere lo scopo per servire a lui. E un'altra spiegazione che dice che il resto del mondo sono sempre occupati a correre appresso alle proprie propri appetiti fisici. Invece questa persona è un mondo di per sé, un mondo distinto di per sé. E veramente questa persona è un'entità separata. E anche dice che il resto dell'umanità dovrebbe emularlo, attaccarsi a lui e imparare delle sue vie. Dice che ora, un mai dvarav sotrinzeze, che cosa intende che ci sono contraddizioni? Ktiv tov kas mischok, dice che è meglio l'ira che il riso. Ukhti lishok amarti meulal, e dice però che il riso è lodevole. Ktiv vishibachti ani et ha-simcha, e dice Shlomo Melech che lui loda la gioia. Ukhti simcha ma ze osa, e per quale ragione, quale scopo c'è questa gioia? Perciò dice lo kashe, veramente non c'è contraddizione. Tov kas mischok, טוב כעס שכועס הקשבוך הוא על הצדיקים בעולם הזה, משחוק שמשחק הקשבוך הוא על הרשעים בעולם הזה. כמליו לקולרה כהשם קונטרוי צדיקים עם כסטו מונדו, כהשם לפעס סופריר עם כסטו מונדו פרדר לורו לריקומפנסה קומפלטה לפרוסיו מונדו, כאיבצ'ה איל ריזו כהקשבוך הוא da ai reshaim in questo mondo. Ulushok amarti meulal, ze shok shemshachek Kadosh im hatzadikim ba'olam haba, ke rizo ke Kadosh Baruch Hu avra kol hatzadikim beprosim mondo, vishibachti ani et ha-simcha, simcha shel mitzvah, ke intende che quando loda la simcha intende una simcha shel mitzvah. Ulushikha ma ze osa, e cosa quando dice che qual è lo scopo di questa gioia? Intende dire simcha shenashe mitzvah, è una simcha che non è una simcha shel mitzvah. Lelamedcha shen shchina shorah lo mitoch atzvut, che la manifestazione divina non si manifesta né in tristezza, velo mitoch atzlut, né in pigrizia, velo mitoch shok, né in riso, velo mitoch kalutrosh, né in leggerezza, ולא מתוך שיחה, הנה אינו נא קונברסציוני מונדנה, ולא מתוך דברים מטלים, הנה אינו דיסקורסי פוטילי, אלא מתוך דבר שמחה שביצוע. סולו נלה ג'ויה דיון המצווה, שנאמר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כי מנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. כי פרופט אלישע, שוויתה לה uno spirito di profezia quando
un musicista iniziò a suonare uno strumento musicale e per la gioia, per la contentezza, si manifestò lo spirito di Hashem su di lui. Amar Rav Yehuda, vechen lidvar halacha, e così anche riguardo all'alacha, che per studiare la Torah anche una persona deve essere felice e contenta, in gioia. Amar Rav, vechen l'chalom, e anche riguardo a un sogno, con una persona che dorme di notte e sogna, per avere un sogno piacevole, è bene che prima che va a dormire che sia felice e contento. Eni, Amar Rav Gidal, Amar Rav, scusi, sì, Amar Rav, Kol Tamid Chacham Shoshe Lifnei Rabbo, Ven Sivtotav Notfot Mar, Tichvena. E ogni discepolo che studia davanti al suo maestro, suo rabbino, e le sue labbra non emettono una sostanza amara, per il timore che deve avere del proprio maestro, Tichvena, verranno bruciate in Geinom, nel prossimo mondo, Shenemar, Siftotav, Shoshanim Notfot, Mor Over. E le sue labbra sono come delle rose dal quale cola mirra. Altri crei Mor Over e la Mar Over. Non leggere mirra, bensì mar, qualcosa amaro. Altikre shoshanim e la sheshonim. Non leggere shoshanim rose, bensì sheshonim che studiano. Lokasha, habrabba, vabetalmid. Quello che deve essere in gioia è il maestro, e quello che deve essere premuroso e timoroso è il discepolo. Vibai tema, ha vehabrabba, velokasha. Oppure si può dire che si tratta del maestro stesso, e la differenza tra i due casi è uno che amikame delle patach, adre patale patach, è prima che inizi a studiare e quello dopo che ho iniziato a studiare. Chiade Rabba, che è il caso di Rabba, mikame de patach lehu le Rabbanan, prima che iniziava a dare un discorso di studio, amar milta de bdichuta, ubat Rabbanan. Diceva una battuta umorosa, umoristica, e i Chachamim ridevano, sorridevano. Ulbasof, l'asof, yati ve'emata upatach bishmata. E alla fine, e continuava dopo, e si sedeva con timore e iniziava a dare il suo discorso. Vav Sefer Mishlei Bikshu Lignoz, e i saggi vollero celare anche il Sefer Mishlei, i proverbi. Shayud Varav Sotrim Zeze anche contiene delle contraddizioni. Prima lo Gnesu, perché non hanno celato alla fine? Amri Sefer Koelet, Lav Aininan Vashkechina Tama. Forse nel Sefer di Koelet, Ecclesiaste, non abbiamo forse controllato e studiato e abbiamo trovato le ragioni per le contraddizioni. Perciò cerchiamo anche qui, nei proverbi, di trovare le spiegazioni per le contraddizioni. Umay dvar sotrim zeze. E quali sono le contraddizioni? Ktiv, c'è scritto al tan ksil kivalto, uktiv anek ksil kivalto. Da un lato c'è scritto non rispondere all'empio, scusi, allo stolto. E chi valtò, diciamo, per la stupidaggine, diciamo così. Uchtiv anexil chi valtò, invece rispondi sì allo stolto per la sua sciocchezza. Lokasha, abidi vretorah mille di alma. Se ti chiede cose di vretorah, rispondigli, ma se ti chiede cose senza logica, senza intelligenza, né altre cose riguardo, non riguardo la Torah, non devi rispondergli. Che ada ude ata kamedera, venuto come quel caso che è venuto uno, è venuto da Rebbi, Amar lei gli disse: Ishtecha ishti u banecha banai, tua moglie è mia moglie e i tuoi figli sono i miei figli, cioè i tuoi figli sono mamzerim, sono tutti bastardi. Amar lei rizokha shishte kos shel yain,
Vuoi forse posso offrirti un bicchiere di vino? Un buon vino? Accettò. Shatta upaka. Bevette il vino e scoppiò. Successo un miracolo che morì perché aveva cercato di dire lo zilas, che quello aveva cercato di spargere la voce di mala rinomanza riguardo alle parole di Rebbi. E successe un caso uguale con Rabchia, che dice Gemara, Audata al Kamed Rabchia. Ugualmente, e disse Amar lei, Imcha ishti ve'ata bni, che tua madre è mia moglie e tu sei mio figlio. Cioè, stava cercando di accusare Rabchia, che era un mamzer. Amar lei, Retzoncha ishti kos yain, forse posso offrirti un bicchiere di un buon vino? Shatta, accettò, bevete e pacà. Anche, la stessa sorte come l'altro suo compare. Amra Bichia, Anile Tzlotet le Rebi dello Lishava Bani Mamzere, e aiutò la preghiera di Rebi che i suoi figli non vengano considerati come Mamzerim. Di Rebi Gava Mazle, che quando Rebi pregava, Amar, Yiraton Fanech Hashem Elokeinu, Shetatzilin Hayom Hazeh Panim Azut Panim, che tu mi salvi da persone sfacciate e da sfacciataggine. Bedivrei Torah, nella Torah, mai, che cosa si intende? Chi ha diati Ram Gamliel, Vekadarish, come il caso di Ram Gamliel che diceva una drasha, Atida Isha Tshetelet Becholom, nel futuro una donna partorirà ogni giorno, Shenemar, Harav Yoledet Yachdav, che anche diventa resa incinta e anche partorisce assieme. Leglega Lavo Totalmit. C'era un certo allievo, discepolo, che lo schernì. Amar, en kol chadash tachta Hashem, c'è scritto chiaramente che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Amar lei, bover achad dugmatan b'olam hazeh. Vieni, ti mostro che c'è un caso simile in questo mondo. Nafag ach velei tarnegolet. Gli indicò una gallina. E riguardo a questo, c'è da menzionare che quando Hashem creò il mondo, e creò Adamo e Havà. Pochissimo tempo dopo che furono creati, entro qualche ora, Adamo e Havà si accoppiarono, e pochissimo tempo nacque un figlio, prima ancora del peccato, subito, appena si accoppiarono, in pochissimo, brevissimo tempo, già nacque un figlio, facilmente, senza dolore, senza niente. E questo perché tutto ciò che succede, tutti i problemi che noi conosciamo riguardo al parto, e riguardo la gravidanza, il parto, e tutto è causato dal peccato. Ma dopo che verremo uscire, mi sembra che ormai tutti i peccati verranno espiati, che il mondo ritornerà a quello che era, nella situazione di Adamo e Chava prima del peccato, perciò ritornerà la stessa situazione di allora, che anche si accoppieranno e nascerà il loro figlio o figlia immediatamente, quasi immediatamente. Vetuyati Avraham Gamliel Vekadarish. Atidini lanot shemotziin perot becholyom shenivar, venasa anaf veasa peri, mana becholyom aperi becholyom. Che nel futuro spunteranno fuori, verranno prodotti rami ogni giorno e ugualmente spunteranno anche frutti ogni giorno. Le lega la votò Talmid, lo derise un certo discepolo. Amar, v'aktiven chadash tachta shemesh, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Amar lei, bover achad dugmatan olam hazeh, vieni ti faccio vedere una dimostrazione in questo mondo, una cosa che esiste già. Nafag ach velei tzalaf. Gli indicò un cappero. Il cappero produce tre varietà di prodotti, a parte le bacche, tre tipi di prodotti che sono commestibili. Vitu Yati Avraham Gamliel, disse un'altra drasha, Vikadarish, Atidaris Sel Shetotzi Gluskaot Kleimilat,
Shenemar, Yipisat Bar, Baret. E Gluskaot vuol dire dolci, e Klemilat vuol dire indumenti di ottima qualità. E l'Odirise è un altro, forse era lo stesso discepolo. Amar, En Kol Hadash Tachta Shamesh. Amale, Bover Achad Umatam Olam Hazeh. Ti faccio vedere, ti mostro che esiste già un caso così in questo mondo. Nafak Achvile Kmeinu Petriot. L'indicò il caso di tartufi e funghi che nascono quasi, spuntano quasi immediatamente. Ve a Clemilat, riguardo a Clemilat, dimostrò Nivra Bar Cura. Bar Cura è quello che le palme, gli alberi, le palme producono quando sta per crescere un nuovo ramo, c'è una certa escrescenza che soffice e commestibile. Abbiamo studiato il Maaseh Berachot, coloro che hanno seguito Maaseh Berachot, Daf Lamed Vav, Amud Alef, potete vedere in mezzo dell'Amud, più o meno il Rashi, Kura, o cuori di palma, o sono queste escrescenze di questi di rami. E lì c'è una machlokin Agmara, quale berakha si dice? E riguardo a questo ho visto un'interpretazione interessante, che è quello che dice Atidai Eretz Yisrael lo shetotzi gluskaot uklemilat, che nel futuro Eretz Yisrael porterà fuori gluskaot, dolci, abbiamo detto, e vestiti di ottima qualità. Questa è un'interpretazione che dice che Eretz Yisrael intende che esporterà. Infatti oggi Eretz Yisrael esporta ottimi prodotti dolciari e anche produce indumenti e tessuti di ottima qualità. Fermeremo, termineremo qui per oggi, Mitzvah Shem, e continueremo il prossimo DAF. Grazie per l'ascolto.